Sabato 7 settembre il vescovo Pierantonio Tremolada ha presieduto la processione con le fiaccole, pregando il rosario per affidare alla Madonna il nuovo anno pastorale. Dopo la partenza dalla cattedrale, il corteo dei fedeli, attraversando le vie del centro storico, è giunto alla Basilica delle Grazie, da secoli cuore della fede mariana dei bresciani. Per la prima volta facciamo la processione mariana qui in città, partendo dalla cattedrale fino alla Basilica delle Santa Maria delle Grazie. Domani, 8 settembre, è la festa della Madonna delle Grazie e quindi con il vescovo ha pensato a vivere questo momento di chiesa per poi affidare a Maria l'anno pastorale che sta per iniziare. Perché? Ecco, con Maria. E innanzitutto c'è una grandissima devozione alla Madonna, ma il Concilio Vaticano II ce la presenta come immagine del cristiano, come madre della Chiesa, quindi come, ecco, il futuro della Chiesa. Pertanto è l'importanza di fare questa processione e di pregare insieme, meditare con Maria i misteri della vita di Gesù, vuol dire rafforzare la nostra fede in Cristo, aiutati proprio da lei. Maria è una di noi, diventata la madre del Salvatore, ha sottolineato il vescovo davanti all'altare del Santuario delle Grazie. Ci affidiamo quindi a lei, che conosce le fatiche, che sa bene quali sono le nostre fatiche.